Buonasera a tutti, benvenuti sul canale di Gamercode, qui è King Evolution 61 e oggi iniziamo Sea of Thieves, gioco che avremmo dovuto iniziare la volta scorsa, però purtroppo per problemi di aggiornamenti improvvisi abbiamo purtroppo rimandato e quindi vi dirò, ho abbastanza hype nell'iniziarlo, quindi buonasera a tutti, buonasera a Berishon, buonasera a Steenen. Direi di partire con la sigla. E di andare con il gioco. Vediamo se lo prende in automatico. Siamo tutti felici e contenti, se no agiamo noi forzandolo. E quindi vai così. Ditemi ovviamente se i volumi audio eccetera funzionano. Fatemi sap. Allora, qua dovremo, diciamo, interpretare il pirata, cioè dovremmo fare la vita piratesca. E prima di tutto dovremmo vedere se dovremmo fare un pirata maschio o un pirata donna, quindi nel caso se dobbiamo chiamarlo Franca o chiamarlo Franco. Prima di tutto, vediamoci, vabbè, l'intro. Ok. Alziamo. Ho alzato, ditemi se si sente. Ok. Sì, pure io pensavo di farla donna. E a sto punto non so se la chiamiamo Franca o la chiamiamo. Penso di sì, Franca ci sta. Penso che sia buono e giusto chiamarla Franca. Ditemi ora se si sente bene l'audio di gioco. Meglio, ok. Allora. Questo è un gioco multiplayer, quindi per ora giochiamo in singolta, in modalità singola. Poi vediamo se riusciamo ad accocchiare una ciurma. Allora, di Franca abbiamo lei. Fai un bel donno? No, o la facciamo donna donna oppure no. Sta lei, una signorina. No. Ah, di signorina abbiamo soltanto lei, però nel caso potremmo. Che non sarebbe malaccio. Che dite voi? Perché sennò potremmo riprovare un'altra ondata randomica. Vediamo se ci sta. Però secondo me la signorina ci può stare. Non mi fa cambiare la videocamera. Non è male, ci sta secondo me. Poi, eventualmente, se troviamo qualche abitino, qualche cosa. Non capisco se magari l'occhio è sguercio. Perché un occhio lo vedo, l'altro la pupilla no. Però secondo me ci può stare. Lasciamo questa o proviamo un'altra tornata randomica? Che dite voi? Secondo me si potrebbe pure provare con questa. Cioè, dai, io direi di provare con questa. Ci sta. Andiamo. Sì. Ah, è troppo tardi. Troppo tardi. Eh sì, è sguercia. Non so se possiamo. No, nel desktop no. Vediamo se al massimo possiamo riprovare. Volendo sì. Profilo pirata. Elimina pirata. Va bene, allora possiamo rifare, vediamo. Allora. No, la signora no. La signora no.
No, e mi sa che dobbiamo fare. Questa non so se è proprio una signora. Però riproviamo la tornata randomica, vediamo. Già questa è più. Se non fosse per i capelli rossi. No, questa no. Vediamo. Facciamo un'altra randomica. Questa c'ha la capigliatura giusta. C'ha la capigliatura giusta. E questa con il barilotto mi sembra che ci sta. Che dite voi? Cioè, la signora. Oppure sta questa? No, questa abbiamo trovato. Abbiamo trovato, signori, abbiamo trovato. Secondo me è lei. Secondo me è lei. Ci sta. Io direi di andare avanti con la signorina. Quindi andiamo con la signorina. È ignorantissima quella col baule? Sì, però esteticamente mi sta più simpatica. Quindi andiamo con lei, dai. Ci sta. Esatto. Allora, viaggio inaugurale. Io ho fatto soltanto il tutorial, quindi per me è una cosa totalmente nuova. Salpa. Ripeto, possiamo giocare fino a 4 giocatori. Per oggi ci facciamo un po' un'esplorazione solitaria. Poi dalla prossima vediamo di trovare una ciurma, magari anche con il buon Nick, che anche lui gioca, magari potremmo pure fare qualcosina di divertente. Allora, già dal tutorial io mi ricordo che ti fai vincere come co che ritmo e che tenore avrà il gioco. Eccoci. Salve, fa pure l'inchino il buon uomo. Ma c'ha una zampa di A legno. little worse for wear, my friend. E You must be prova. on quite the journey. I Sì. should eat something if I were you. A full belly can do wonders for your spirits. Once you're in good health, we'll speak properly. Vabbè, non è che sto proprio malaccio. Comunque, sì, ma mangia. Aspetta, com'è che si fa? Così, così, ok. Mangia. Così, buccia e tutto? Better already. Beh, sì. Maybe even strong enough to reach the Sea of Thieves. Sì. Don't look so surprised. These days they call me the Pirate Lord. But back when I discovered this place, I was just a bold explorer like you. Vabbè. I dreamt of finding uncharted waters filled with treasures and rife with danger, where every sunrise brought a new adventure. You've been brave to make it this far. Not many do. Now you've one last crossing to make. You'll want some trusty steel at your side, though. There's a sword in those trees whose owner doesn't seem to need it anymore. Raccogli la sciacquola. Sì. Piglia. Salve. Bella, è filata la. Ok, scusi. Mi scu. Olè. E se ne va. Metti nel. Bene. Dove sta il pirata? Salve. Mi scusi. Che salti. Dica. There's far more to being a pirate than a blade in your hand and a love of other people's money. It's about finding your way through ancient caverns by lamplight, digging up long-lost treasures, and raising a frothing great tankard of grog when you live to tell the tale. Ma lì è fantasma, non dove. For all that, you'll need the right equipment. Vabbè. You Prendendo can questa. Da start by taking this old dove club. l'hai fatta uscire la pala, scusi. Grazie, ma. I stowed a few belongings around here back in the day. The map will show you the way. Sì. Missione ricevuta. Va bene.
Allora, premi perla. Ok. Seleziona la missione. La missione è soltanto il tasto A. Ok. Vai su e togli. Sì, dobbiamo andare sulla X, quindi tendenzialmente dovrebbe essere quella la via. Ok. Ne andiamo con calma. Oh, vedi l'acquetta, ci facciamo il pediluvio nel frattempo. Quella sarà, penso, la nostra imbarcazione. Un po' così, ma fa niente. Dovrebbe... No, non la devi girare. Dovrebbe essere qui. Più o meno. Quindi prendi la pala. Già l'abbiamo trovato? Sì. Vai, vai. Di sotterra tutto, di sotterra tutto. Vai, vai. Comunque, nel frattempo, in chat, se volete dare un nome, battezziamo la piratessa, fatelo. Ripeto, per me Franca ci può stare, però. Ah, così prendiamo la cassa, va bene. Si può correre? No. Comunque, bello lo scenario. Ok. Pirata. Ecco qua. Odessa la piratessa. Salve. Con cattiveria la apre. Vado? No, deve apri, apri. Oh, vedi quante belle cose. Prendi tutto. Olè. Abbiamo preso la pistola. E ci sta. Solo la pistola. Ah, ok. A fine weapon. She'll serve you well out there. Ah, lo tirerò fuori. Sì. Va bene. Che dobbiamo fare? Prendere un radiale per gli oggetti. Seleziona l'oggetto. E quale oggetto? Non... Per ora non ci serve a niente, giusto? Seleziona l'oggetto usando. Va bene. Vediamo questo. Comunque, nel frattempo. There, now you look like a true Sì. pirate. There's plenty more to see, so why not stretch your Così. legs and explore? I'll be here when you're ready to leave. Mi troverai qui. Vabbè, sì, un attimo. Voglio prima vedere un po' che caspita c'è qui. Magari se c'è qualcosa di interessante. Non lo so. Ho visto questa nave. Magari c'è qualcosa di utile. Si sale da qua. Comunque Odessa ci sta, secondo me. Può starci come nome. Vabbè. Scala, scala. Andiamo con la spada, perché noi siamo pirati e andiamo sempre con la spada sguainata. Comunque qui non c'è niente, cioè mi sa che si poteva pure omettere. Diciamo la gita fuori porta, tanto non ci sta niente. Oh, un cannone. Possiamo usare il cannone? Serve una palla di cannone per usare il cannone. Giustamente, non ci possiamo fiondare noi. Vabbè. Sotto ci dovrebbe stare l'acqua, giusto? Mi spezzo le gambe se scendo. Probabilmente sì. Facciamo un po' una cosa un po' più ortodossa. Ok. Niente? Cioè io pensavo di raccattare qualcosa di utile, ma non c'è niente, vabbè. No, dovevi... Ok, quindi questo è percorrere, benissimo. No, Platessa no. Odessa ci sta. Salve. Allora, parla con il grande pirata. Pirata, Well, dica. now, I say you're as ready as you'll ever be for what's ahead. Allow me to show you the path. Ok. Dica. Lì dobbiamo andare? Ok, dobbiamo passare lì in mezzo. Benissimo. The shroud is beginning to part. Continuare But you have one more il task tuo before your viaggio. journey continues.
You may be ready to sail, but your ship still needs repairs. Serve delle riparazioni. Ok. Posso? Non mi devi dire più niente? No. Penso che non mi devi dire più niente. Quindi a vele sperate verso l'avventura. Senti, ripeto, Odessa ci sta, però quel Franca... mi stuzzica. Franca, che sempre la fa Franca, eccetera, eccetera. Mi stuzzica. Allora, questa è la nostra nave, che sta un po' alle pezze. Però, la mettiamo su. Qui, giusto? Sì. Vai, issiamo l'albero maestro. Olè. Raccogli il legname. Dove sta il legname? Acqua. Legname. E piglia tutto. Solo 5 ne possiamo prendere. Così pare. Vabbè. Ok, retti per... Ah, devo tenere premuto. Lasciamo la riparazione qui. Suoniamo pure la campanella. Anche qua. E qua. Ok, abbiamo fatto. Attenzione, la tua nave subirà danni. Va bene, sì. Va bene. Prendiamo il secchio perché già qua avevo visto l'acqua. Ok. Con un secchio abbiamo già tutta l'acqua. Bene. No, non era in faccia che la dovevi buttare, però non fa niente. In effetti è andata da capo là l'acqua. Olè. Benissimo. Premi X sull'organo per levare l'ancora. Qua. Oh. Perfetto. Olè. Togliamo l'ancora. E partiamo verso l'infinito e oltre. Comunque graficamente ci sta. Ci sta. È giusto. È giusto. Per ora, ripeto, dobbiamo fare tutto noi, poi quando premix sulla cima del controllo la lunghezza delle vele sulla della nave. Qua? Olè! Apri tutto, smarmella. Andiamo qui. E andiamo sempre dritto. E la nostra avventura ufficialmente parte, signori. Un po' più così. Olè. Ah, abbiamo pure la bussolina. Quindi andiamo verso nord-ovest. Ci mette un po' di tempo per cambiare direzione, ma fa niente. Piano, con calma. Stabilizziamoci. Mi sa che andremo un po' a zig e zag. Però si spera di trovare prima o poi la quadra. Lì si è acceso la fiammella, quindi penso che dovremmo andare sempre qui avanti. Calma. Olè. Che botta di vento. Comunque non sta proprio benissimissimissimo, cioè è rattoppata pure la nostra vela, vabbè, non fa niente. Ok, raddrizziamo, così poi non dobbiamo stare ogni 5 minuti ad aggiustare. Comunque dobbiamo andare sempre verso nord. Ah, e a sto punto troviamo pure un nome per il nostro veliero. Perché bisogna dare un nome al nostro veliero. Guarda quanto è bello. Facciamo come in Moonlighter, che abbiamo trovato sia il nome per il buon Nino Dungeon. Tempesta. Sì. Sia il nome per il buon Nino Dungeon e sia anche per il negozio. Che poi il negozio si chiamava Moonlighter, quindi
abbiamo ribattezzato noi. Devo andare sempre dritto? Sì. Sento dei brutti tuoni, fulmini e saette in lontananza. Occhio che vedo comunque qualcosa. Vedo terra. E vedo del fumo pure. Ok, così non ci andiamo a schiantare. Ma mi dici dove dovrei andare più che altro? Cioè devo seguire le fiaccole e basta? Sì. Sì, ok, basta questa come risposta. È eloquente al punto giusto. Comunque, spero che non inizi a piovere perché è già incalza la musica. Che è quella beh. Ma non è uno squalo questo, è un. C'abbiamo un arpione, quindi nel caso non avrò paura. Chiamiamo la tempesta. penso che dovrò arpionare lo squalo, perché. No, giovane, giovane, giovane. Ma questo è un mostro marino, non è uno squalo. Ah, ok. Può darsi che è venuto a farci sentire la presenza e poi se n'è andato perché è un po' minaccioso. Ricordiamoci, caro gioco, che io sto ancora da solo, quindi non. Comunque già si vede. Facciamo i drift noi con la nave, cioè. Ok, gira, gira, gira. Già si vede bagnato, diciamo, il nostro pontile. E urgerà imparare ad andare dritti perché sennò. Ehi. Che stiamo a fare qua? Prendi le palle di cannone da barriere. Aspetta, 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 che qua mi schianto, se no. Addrizza un poco, addrizza, 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 addrizza. Addrizza. Allora, prendi le palle di cannone dal barile sul ponte. Dove? Ok. Piglia. Palla di cannone. Ok, dove sta la nave? Nave? Mi scusi. Ah, sta là. Ma io sto andando contro. Scusi. Però mi può mettere l'autopilota almeno quando io sto. Cioè, stavamo facendo tipo il Titanic. Bello, contro la roccia. Aia. Ah, ma ci stanno pure le bestie pericolose. C'è anche il Kraken. Aia. E per favore siate clementi perché io sto un po'. Ok. Però va bene. Ci ha fatto vedere soltanto il pericolo che possiamo avere. Vabbè. Ci sta, ci sta, ci sta. Comunque. Sempre dritto? Presumo di sì. Mi sto iniziando a perdere, però. Vabbè. Comunque, può sembrare facile, ma non è facile pilotare una nave perché inizia a girare tempo dopo. Ok. Mettiamo così a dritta verso nord. Ma mi hai dato qualche obiettivo per caso, scusi. Vabbè, ci abbiamo la palla di cannone. Missione. No, non ci abbiamo missione. Ah, ok, è finita. Era la. Onorificenza sbloccata fino all'orizzonte. Ok, quindi questo era il tutorial. Almeno il tutorial l'abbiamo superato. Almeno. Almeno. Bello quel nuvolone a forma di teschio. Ok. Si va. Poi qua si potrà anche pescare, oltre a esplorare il mondo, battaglie navali, cercare tesori, cioè è proprio molto, ma molto, ma molto divertente. Con il teschietto che ci fa l'occhiolino. Comunque. Va bene. Allora. Ora ci dica che cosa dobbiamo fare.
aspettare il caricamento. Va bene, la stagione 1 è arrivata. Queste sono le solite informazioni del gioco. Comunque la pistola verde acqua, cioè il fucilazzo verde acqua, mi stuzzica. Ripeto, io sono completamente ignaro del gioco, quindi non so che cosa dobbiamo fare. È la prima volta che ci gioco e che praticamente lo vedo pure, quindi lo provo e lo testo insieme a voi. Comunque, sembra molto interessante. Eccoci. Ah, ci siamo. Non è con i tuoi giocatori. Lo so, per ora non abbiamo giocatori. C'è una nuova, c'è una grande festa di suo marito. No. I hope you are prepared for the adventure that awaits and the danger. You'll need gold if you're to prosper, but there are ways to see to that. Several trading companies have a presence across the Sea of Thieves. Here on this outpost, you can meet with the Gold Hoarders, the Merchant Alliance, and the Order of Souls. Don't be fooled. These aren't the stuffy bureaucrats you're used to from the wider world. They'll readily pay pirates who are willing to take on work. Make yourself known, and they'll offer you voyages to prove yourself. Think of them as an initiation, or a way to make coin, if you prefer. You'll find your ship waiting outside, as well as food and supplies, if you know where to look. When you're ready for a greater challenge, come back and speak with me again. Va bene. Per festeggiare il terzo anniversario di noi hai ricevuto le vele del capitano. Vabbè. Ok. Quindi per ora non abbiamo né missione né niente. Ci guardiamo giusto un. Posso prendere cose random? Non penso che mi fanno qualcosa. Piglia tutto che può essere sempre utile. Salve, signor. Tasha, un attimo, finisco prima di controllare qua tutto. Se c'è qualche altra cosa che posso rubare. Questo dipinto raffigura quattro tra i pirati più chic ad aver salvato i veri di Siofti. Va bene. Parla con i cacciatori di tesoro nella tenda, eccetera, eccetera. Sì, però voglio prima vedere se sta qualche altra cosa. Mentre il tuo rango di. Vabbè, non lo possiamo fare. Ok. Vabbè, andiamo. Seguiamo il. Il gioco, diciamo. Oh, ci abbiamo preso la lanternina. Non c'è niente. Vabbè. Signora, ma lei. Sorry, la bocca. Che ci dice? Fino ai rassalti con Grogu, tutto quello che vuoi. Viene detto qui non uscirà dalle mura della taverna di Tasha. Riempi boccale. Il Grog sembra perfetto, cosa puoi offrirmi? Saprai sicuramente dove i pirati nascondono i tesori. No, vabbè. Vabbè, noi ci alziamo che eravamo visibilmente ubriachi, però vogliamo bere da capo. Sei gratis, eh? Dove sta il boccale? Scusi. Riempi il boccale. Vabbè, se non vuoi darci dell'alcol lo potevi pure dire, non è che devi fare. Vabbè, capito, capito. Ciao, mi tolgo dalle scatole. Buon uomo. Buon uomo. Codice di pirati. Articolo 1, il mare è per tutti. Il mare si unisce in un'unica. Ci unisce in un'unica comunità. I conflitti si risolvono tra le onde. Tutti i membri della ciurma sono uguali. Va bene. La ciurma è un legame inviolabile. Rispetta i nuovi pirati e il loro viaggio all'orizzonte. Chi imbroglia verrà punito. Va bene. Ho un boccale tra gli oggetti. No. C'è il secchio. Ah, ecco forse. Aspetta, signori, vai mo. Vai mo.
Sì. Grande Steenen, c'hai ragione. Con quanti rumori poi molesti. Vabbè, signori, tanto è... Alla salute. Tanto è gratis. Sta iniziando a barcollare. No, bellissimo, la facciamo già ubriacare dopo un minuto e mezzo di gioco, guarda là. Signorina, non c'è due senza tre, dai. Butta giù, butta. Bellissimo. Salve. Abbiamo già fatto ubriacare Franca, signori. Si muove in un modo abnorme poi. E comunque, complimenti, finezza. Vabbè, direi di... direi di... Buon uomo. Aspetta, non vedo... No, non capisco niente, scusi. Scusi, giovane, mi... Ma io non devo parlare con te, no. Non devo parlare con te. Con chi devo parlare? Sa... Non capisco... Aspetti, che qua è un casino. Ah, sta vomitando. Vomita. Ok. Vabbè, dovevamo comunque provare. Prego, facci. Meglio fuori che dentro. Meglio fuori che dentro. Occhio. Oh, comunque abbiamo sbloccato l'obiettivo. Ci stava. Vabbè, ma sai ancora devi vomitare. Ok. Vabbè, ci stiamo riprendendo. Ma sta lasciando tutto... Mi scusi. Abbiamo esagerato. Non sono io che mi muovo, è lei che si muove. Abbiamo esagerato un tantino, basta. Ok, con calma. Ritorniamo da capo su. Possiamo stare fermi un attimo. Senti, togli pure il bicchiere. Toh, metti il secchio. Allora, con calma. Abbiamo finito? Si sta stabilizzando. Vomita almeno nel secchio questa volta. Allora, signori. Signori, che c'ha da dirmi lei? Se riesco. Salve pirata, una vista. Non lo so, scopri da me. No, vabbè, non abbiamo soldi, quindi. Cosa sono i doploni? Mi sembra. Che sta succedendo ai cacciatori d'oro? Che tu ci grido a noi, stanno derubando. Qualcuno è riuscito a entrare nella cripta del tesoro e se ne è andato con i loro tesori. Vabbè. Che merce. E questo sarà per il negozio. Quindi ok, sì, vabbè. Cioè, il cacciatore di quello dei soldi. O forse si stanno solo domandando se è sfuggito loro qualche prezzo. Vabbè. Senti, sì, comunque, missione. Niente. Ma io dovevo andare dal buon uomo qua a parlare. No? No, non devo andare dal buon uomo. Scendiamo, mi sono perso già. Continuiamo da qua. Però andiamo con la... Andiamo con la nostra spadina, così. Esploriamo nel frattempo. Ah, bene, le caverne? Sì. Però non vedo niente, mi scusi, mi dà la torcetta. No, è questo che mi divide. Perfetto. Ah, abbiamo fatto il giro. Ok, quindi quello è il porto. Ridammi la spada che mi sento più al sicuro. Prendi tutto. Non li possiamo prendere più? Aspetta, qua mi sa di sì. Una palla di cannone e palla lo stesso. Prendi sempre la spada. Sì, in effetti. No, ma non ho vomitato in mano. Cioè, o meglio, non dovrebbe aver vomitato in mano. Dovrebbe aver vomitato per terra. Parla con il cacciatore d'oro nella tenda per acquisire un viaggio. Ok, dove sta la tenda? Ci siamo persi malissimo già. Aspetta, con calma. Vabbè, scendi. Ok.
Qui è praticamente dove stavamo prima che avevamo vomitato, sì. Dove sta la tenda? Chiedo scusa. Non c'è la tenda. Oh, posso entrare? No, non posso entrare. Starà qua forse la tenda? Cerchiamo. No, qua mi sa che è dove siamo stati prima. Sì. Andiamo qua. Proviamo ad andare da questa parte. Facendoci un bagnetto, rinfrescandoci dopo il vomito. Ah, forse è questa la tenda. Palo. Qua abbiamo più tende. Chiedo scusa. Io, come al solito, cerco di prendere tutto il prendibile. Prendi a prescindere. Senti. No, a sto punto mangia che abbiamo perso un po' di cose. Ok. Prendi l'altra banana. Forziere indumenti. Ah, possiamo customizzarci. Perché non mi fa vedere la giacca? Chiedo scusa. Non ne ho idea. Almeno ci prendiamo il cappello. Guanti da marinaio. Non ho capito perché non mi fa vedere la giacchetta, però vabbè. Salve. Ciao, mi chiamo Colin, come posso aiutarti? Scopri la merce di Colin, giusto per vedere, per curiosità, ma non ci abbiamo soldi. Ah, ci possiamo pure truccare. Vabbè, il bassettone non penso che si possa. Cioè, non penso che sia giustissimo. Bello la benda così. Vabbè, cerchiamo questa tenda per. Ah, possiamo pure farci i capelli nuovi? Ah, vabbè, guarda, io ti direi pure di lasciar così. Volendo ce li possiamo tingere forse i capelli? Sì. E ce li facciamo. Erano neri già, mi sa di sì. Vabbè, cerchiamo sta tenda, dai. Che comunque qui la chiamiamo Kratas. Commerciante esperta. No, io il cacciatore d'oro devo parlare, scusate. Gli uccelli. Apri la cassa, prisci. Mi dite dove sta sto cacciatore d'oro? E lei è il cacciatore d'oro? No, tu sei Tim. Ah, eccola la tenda. Salve. Abbiamo fatto il giro. Ciao Herbert. Quindi, va bene, sì. Missione un gigante per oro. Ok. Abbiamo una nuova missione. Perfetto. Prendere. Puoi proporre un viaggio verso il tavolo del capitano della tua nave. Ok, e ci andiamo subito. No, no, l'abbiamo trovata, l'abbiamo trovata. Là! Mamma mia! Con che cattiveria! È qui? Il tavolo è quello, mi sa. Per forza. Non c'è qua l'altro tavolo, no? No. Solo questo il tavolo. Quindi, missione? No. Altro?
Abbiamo pure il banjo. Possiamo suonare pure il banjo. Lanciabili? No. Mi scusi, e come faccio io a mettere... Ah, qua? Ok. No? Mi sto perdendo. Oppure... E che ne so, dove volevo andare? Volevo andare qua? Oh, che qua sta il teschio rosso, non mi sembra il caso di andare. Andiamo qua. No, l'abbiamo fatto qui. Uso il tavolo della mappa, uso il tavolo della mappa. Ah, questo! E dillo. Viaggi. Va bene. Va bene, ok. Quindi. Ora. La mappa. Ok. Ah, ma è sempre qui. Mi sa di sì. No. Chiedo scusa. Ah, ok. Bella grande comunque la mappa di gioco. Trovo lì, sono vicino, sono... ah, quindi dobbiamo andare così a intuito e fortuna. Ok, quindi dobbiamo trovare quest'isola qua. Ma non è quella, no, non è quella. E non è neanche questa. È questa. Ok, abbiamo trovato. Quindi butta là. Perfetto. Conduce la nave verso l'isola selezionata. Ok. L'urgenza sbloccata. Va bene. Giustamente, se non togli l'ancora non fai niente. Ok. Un attimo, devo prendere ancora confidenza con il gioco. Anche se però partire con la sera non so se sia un'ottima cosa. Però ci si prova, ci si prova. Aspetta, un'altra cosa, le vele. Vai, vai. Butta tutto. Ma dove ha subito i danni? Ma scusi. Abbiamo fatto un drifting troppo cattivo. Ah, ho subito dei danni, puoi usare legname per ripararla. Va bene, però un attimo solo. Dove ha subito dei danni? Ah, qua. Ok. Un attimo però, guardiamo sempre. Ah, lì dovremmo andare. Dovremmo, penso. Quindi. Però, l'unica cosa, siccome le vele non mi ispirano tanta fiducia, alzale un poco. Non andiamo a tutta. Andiamo un po' più calmi, eh. Calmini. Cerchiamo di andare lì sul punto di interesse, perché penso che sia lì il punto di interesse. Addrizziamo. Ok, iniziamo già ad andare dritti così, con cattiveria. Dovremmo. Comunque lì c'è un altro bel nuvolone con una tempesta che preferirei evitare. Nel frattempo stiamo andando giusti. Ma manco per il cacchio stiamo andando giusti.
Dovremmo girare a destra. E allora... Ah, ecco. Perfetto. Cercherei di non andare in mezzo proprio ai fulmini e alle saette, perché non mi sembra il caso. Però andiamo, dai, con calma, circospezione. Vediamo se stiamo andando giusti, se è quella la via. Ma no. Allora, piccoli problemi tecnico-tattici. È un po' un casino perché si muove sempre la nave e non è un bene. Quindi, drifta tutto. Mi sa che ci vorranno più persone. Inizia già a raddrizzare. Ora dovremmo starci. Ok. Perché io penso che comunque quei segni siano il nostro obiettivo, tendenzialmente. Comunque è fatto bene il, diciamo, la fisica, eccetera. Perché effettivamente la barca va dove vuole lei, seguendo le onde e il vento anche. Quindi abbasserei un pochettino. Dai, con cattiveria metti la spada. Non quest'asse. In lontananza vedo anche altre cose, però non so che cosa siano. Cerca di andare sempre dritto così. Ci abbiamo pure un cannocchiale, se non erro. Lì c'è un'altra nave. Lì dovremmo andare noi. Scusa un attimo. Giusto per... Butta l'ancora. Stiamo andando giusti. No, non stiamo andando giusti. E quella non è l'isola nostra. Perché noi dovremmo andare qui. Abbiamo impresa completata. Sì, vabbè, ho capito, ma... Dovremmo andare al contrario. È lì. Mi sto a perdere. Vabbè, andiamo, dai. Pensavo che ci desse qualche segno, invece no. Allora, gira tutto. Perché non è quella... Andare verso nord. Eh sì. In effetti. Quindi cerchiamo di non andare a sbattere. Sì, diciamo che se ci fosse qualche altra persona, almeno uno giù al tavolo per indicare se stiamo andando giusti. Ma non ci sono indicazioni. Guarda, che io sappia. Che è? Wait. Che sono novizio, non mi... Beh, io pensavo che fosse quella la meta, invece no. Perché stavamo andando nella parte sbagliata. Giusto per... Stiamo andando giusti. Oh, mannaggia. Dobbiamo andare a ovest. Dobbiamo andare a ovest, ok. Quindi... Gira tutto. Perfetto. Tanto si è fatto giorno pure. Benissimo. Allora, andiamo su nord-ovest. Nel frattempo vediamo se ci stiamo dirigendo nella direzione giusta. Se... Ok. No, non da qua. Vai su. Gira tutto. No, nord-ovest.
Sì, è abbastanza complicata la guida del vascello. Allora, andiamo dritti da qua. C'è un bel venticello, onde alte. Ok. Ah, ora ci dà pure lì quel segno. Quindi forse, diciamo, dove vedevamo prima i fuochi d'artificio è comunque un oggetto di interesse. Ma io sto a sbagliare. Da qua devi andare. Siamo andati un po' troppo a ovest. Vai da qua. Considera che quando lasci il timone. Sì. In effetti. Ma guarda, anche diciamo se hai il timone comunque in mano, perché se tu giri ci mette sempre un po' per girare la barca, quindi. Certo che se uno soffre di mal di mare vomita ogni 3x2 qua dentro. Stiamo andando giusti, giusto per palo. Sì, più o meno. Andiamo fissi a nord-ovest, dai. Immagino. Durante la tempesta deve essere carino. Però non vorrei provarlo oggi. Non vorrei provarlo oggi, sinceramente. Figuriamoci giocato in VR questo come deve essere. Ok. Benissimo. Che. Ok, va bene. Sì, è una cosa nuova che abbiamo esplorato. Benissimo. Non è quella la nostra cosa. No. Aspetta, 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 aspetta. Palo. No. Gira tutto, gira tutto, gira tutto. Abbiamo parcheggiato male, abbiamo parcheggiato. Aspetta. Dobbiamo iniziare ad utilizzare le ancore, perché. Aia. Abbiamo parcheggiato un po' malino. Abbiamo parcheggiato un po' male. Chiedo scusa. Chiedo scusa. Lascio il biglietto per i danni o non fa niente? Penso che non faccia niente. Allora. Dovevamo, sì, e quella è della serie, quando senti boom fermati, non abbiamo frenato in tempo. Comunque, buttala, buttala, oh, buttala ancora. Ok. Vediamo qua dove caspita stiamo. Fa strani rumori. Occhio che ci abbiamo una falla. Chiudi, chiudi, chiudi. Facciamo un po' di manutenzione. Addirittura. Qua stavamo andando a picco. Chiudi tutto. Che sta qualche altra falla? No. Vorrei sperare di no. Ok. Barile d'acqua, vabbè. Ok. Butta fuori. Va bene. Butta fuori. Ok, come nuovo. Non è successo niente. Butta fuori. Ok, va bene. Allora, noi stiamo praticamente alle spalle. Cioè, abbiamo l'isola alle nostre spalle. Quindi, nel caso, dobbiamo andare verso nord. Benissimo. Quindi. Da là.
Ok. Allora, con calma. Lei sa che ho super capiente, voglia. Allora, abbassiamo un poco qua l'intensità del vento. Ok. Mettiti subito al timone. No, quell'isola mi spaventa, quindi cerca di fare il giro largo da qua. Da solo è difficile, sai? Sì, in effetti. Ok. Piano, piano. Non pensavo che fosse così difficile, sinceramente, giocare da soli. Dove stiamo andando? Nell'isola, diciamo, dell'obiettivo. No, aspetta, se... No, 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 non voglio provare le mosse all'aschettino. Quindi cerca di prenderla larga, 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 larga. Mi sono persa di nuovo. Mica soltanto tu, pure io. Cerca di farla larga, 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 larga. È un casino. Piano, 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 piano. Non vorrei che sia il teschio che ci indicasse la via. Che può essere pure. Magari è quello il segno. Prendi le onde di taglio non frontali. Allora, non è facile. Hai visto prima il parcheggio che abbiamo fatto? Allora. Poi io sono abituato con le macchine. Le navi non le ho mai portate. Quindi mi dovete scusare, ma non mastico. Non ho fatto neanche il nautico alle superiori. Ho fatto il geometra. Quindi. vabbè, Assassin's Creed è mica così. Chiedo scusa. L'ho fatto sia in Assassin's Creed Black Flag e anche in Rogue. Ma è diciamo un po' più facile. Allora, diciamo che è lì, quindi noi dovremmo seguire effettivamente il teschietto. Benissimo. Vi dirò che un po' di effetto mal di mare lo sto suscitando. Cioè, lo sto subendo. Però va bene. No, ma la difficoltà più grande è appunto la... Il delay che c'è tra il quando tu giri il timone e quando gira la barca. Non ti piace. Ok. Olè. Comunque prima ce ne stavamo andando a picco e neanche ce ne stavamo accorgendo. Per fortuna che ho buttato un occhio. Ok. Ma stiamo andando. Oh, piano, troppo vicini, troppo vicini, troppo vicini. Allontanati, allontanati, allontanati. Raddrizza, raddrizza. Bravo, bravo. Ok. Vai da qua, vai da qua, vai da qua, vai da qua, vai da qua. Sicuro che devi andare verso il teschio? Sì, penso di sì. Allora, aspetta. No, no, che caspita fai? Bello. Butta l'ancora. Allora, noi stiamo andando da là. Ed effettivamente. Non è vero, ce l'ha. Dove caspita? È da là. È quella, probabilmente. In effetti è vero, non devo andare dalla testa. Ma no, non c'è un modo un po' più facile. Cioè, effettivamente è un caos totale. Dovrebbe essere quella l'isola. Sì. Allora. Quindi è quella l'isola. Perfetto. Io quasi quasi lascerei tutto e andrei a nuoto. Ma vabbè.
No, no, è quella, dovrebbe essere quella. Perché ce l'abbiamo praticamente sul nostro sedere, tra virgolette. Ah, che mo' deve essere bello a parcheggiarla. Facciamo un bellissimo parcheggio. Allora, con calma. E da qua. La nostra isola è quella. Perfetto. Cioè, potevano metterci un'indicazione più univoca del tutto. E che cos'è? Allora. Comunque, regola numero uno. Giocare dopo parecchie ore aver mangiato o prima di dover mangiare. Perché... Allora, andiamo con calma. Aspetta. No, voglio la ciurma, voglio la ciurma. Ecco, è questa l'isola, va bene. Però avviciniamoci un altro pochettino, perché se no farla tutta a nuoto è un po' brutta. Voglio la ciurma da maltrattare. Devo organizzarmi. Allora. No, aspetta. Gira tutto. A dritta. Io quasi. E là. Ok, col freno a mano abbiamo inchiodato. Questi sono mostri, quindi facciamo già la... che belli pesci. Bello. Aspettate. Olè. Venite qua. Ma fanno un dolore infame. Che fa? Se ne va lei, buon uomo. Ok. Perfetto, non lasciate niente voi. No, niente proprio. No, vabbè. Senti, anche se però a sto punto... Scusa. Mangiatela una. E prendila. Ok. Se vuoi andare dritto c'è una parte del timone che indica il centro. Sì, mo buce tutto. Sì, veramente? Ah, a proposito, ma io queste li posso andare a lasciare così mi libero. Aspettate un attimo. Perché io dovrei avere delle casse. Sali. Allora, posso lasciare qualcosa? Presumo. Barile del legno. Lascia il legno, ok. Barile del cibo. Lascia cibo. Questo che cos'è? Noci di cocco? Sì. Mango. Sanguisughe. Vabbè, che fanno ste? Vabbè. Ah, quindi possiamo pure cambiare a bordo. Animaletto. No, possiamo fare l'animaletto. Voglio un animaletto. Datemi un animaletto. Indumenti, vabbè. Barile d'acqua. Vabbè, io le larve dove le devo lasciare? Le lasciamo qua. Sì, lascia qua. Comunque. Che si sono ricicciati. Occhio. Sono ricicciati gli scheletri. Sì, sono ricicciati gli scheletri. Comunque. Le palle di cannone. 1, 2. Metti pure la bomba. E palla incatenata. Ok. Giusto per. Fermo. Bello. Che cos'è? Un cattiveria. Munizioni infinite abbiamo noi. Boom. La. Se ci abbiamo munizioni infinite abbiamo svoltato. Comunque. Prendi tutto. Ah, le cose chiodate non le ha tolte. Vabbè. Pazienza. Sì, un attimo. Prima mi voglio...
Aspetta, vieni qua. Aspetta, l'abbiamo lisciato. Che cattivo, sì. Olè. Senti, a sto punto mangiatela. Tanto ce l'abbiamo da qua. E prendi. Qua che sta vuoto. Sì, cucina in padella. Allora. Orientiamoci. Oh, e basta. Che cos'è? Vieni qua. Sto. Stavo a dire. Orientiamoci. No, non la devi girare. Orientiamoci. Oh, e basta con sti scheletri, avete rotto. No, finite le munizioni, allora non sono infinite. Che fa? Sfugge, vieni qua. Che fa? Ehi, bello. Che fa? Ehi, vieni qua. Passa. Ma guarda questo infame. Mi fate orientare, per favore, che devo scoprire dove caspita sta. Eh sì, vabbè, che tu mi fai vedere l'equipaggiamento, io mi devo orientare, se no. È vuoto. Qua che sta? Palla di cannone, che è sempre utile. Sì, ho capito, ma non si può lavorare con... in questo ambiente. Ehi, guarda che si para pure. Che fa? Sfugge. Vieni qua. Bello. Oh. Allora, mangia tutto. Perfetto. Allora, noi stiamo al centro, quindi deve stare nella parte più... E forse qua deve stare. Quindi noi siamo arrivati giusti. Ok. Oh, però avete scocciato. Basta. Vieni qua. Vabbè, ma... Che fa? No, che fai? Ti curi? Non vale. Vieni qua. Che sei immortale, scusa. Oh... Raccogli teschio. Sì, vabbè, ho capito. Mi... Che ce faccio io con sto teschio? Chiedo scusa. Cioè, vorrei prendere pure la lettera. No, aspetta. Aspetta, con calma. Allora, dovrebbe stare qua. Però io, ma come faccio? Cioè, che ce faccio? Che ce faccio con questo teschio? Non mi fai cambiare la cosa? Ma questi mi... ho capito, ma... Ah, ok. Perfetto. Non ho capito a che cosa serve quel teschio. Vabbè, una cosa alla volta. Andiamo a prendere pure la lettera qua che abbiamo lasciato. Prendi. Mi sa che tutta la frutta che sta qua... Oh, questo è cattivo. Allora. Inizio a pensare veramente che da solo è arduo. Allora, sì, il teschio ora lo andiamo a prendere. Qua mi sa che stava qualche cosa. No, ok. Allora, dovrebbe stare da ste parti. Giusto? No, da qua.
vicino a una roccia, quindi qua dovrebbe stare. In teoria. In teoria. Sì. Aspetta. Però non si può lavorare così. Eh? Che cos'è? Oh, mannaggia. Dove state? Che cos'è? È qua. Penso di sì. No. Oh, mannaggia la miseria. Airo, le scappa. È alla tua destra. Questa. No, ehi. Tu sei pericoloso. Sì, in effetti è vero, c'hai ragione, Barry, grazie. Però tu sei pericoloso. No. Aspetta. Non famo scherzi. Ma come, si è spenta la... Aspetta. Porca la miseria. Che cos'è? Mangia. La vedo difficile. Aspetta. E qua, che fai? Sfuggi. Stardo. Allo. Grazie. Comunque, grazie. Abbiamo trovata finalmente la cosa. Oh, avete rotto le scatole però, eh. Cioè io sono buono e caro, però a una certa, eh. Ok. Raccogli. Le porta il forziere a un cacciatore d'oro. Vabbè. Sali. Perfetto. Quindi il forziere io lo lascerei qua. Come... Ok. Nel frattempo mangia. E mangia. E prendo il teschio. Ok. Bello. Un cattiverio. Allora, bello. Così, da dietro. Grande. Qui non c'è più niente. Qui non c'è più niente. Prendi il teschietto. Che non so a che cosa serva. Però prendi. Pare brutto lasciarlo qua. Sali. A posto. Non lo so. Lascialo qua. Lascialo. Allora, mo dobbiamo ritornare indietro. Quindi. Qua che cosa mi dici comunque? Già c'è un altro tempo un forziere pieno d'oro ed argento. Su Crook Hollow. Vabbè. Poi vedremo dove... Ah, qua. Tendenzialmente ci possiamo pure andare. Sì, proviamo ad andare da qua, dai, pure. Già che stiamo. Sempre di fronte a noi, comunque. Quindi sarà questa isola là. È stato un piacere, grazie. Ma non pensavo che fossero comunque così stalker i teschietti, eh. Mamma mia. Cioè, gli scheletri sono una cosa assurda. È bestiale. Allora, andiamo avanti. In fronte a noi. Sì, un attimo. Però se posso fare due cose. Vai tutto, apri tutto. Vai dritto però senza schiantarci. Vai dritto senza schiantarci.
Allora. Cioè, vedi, ogni volta devo stare ad aggiustare la traiettoria perché non... Allora, Barry, è questo che tu mi dici? Quando sta questa al centro significa che va dritta? E in effetti è vero. In effetti è vero. Però ci dobbiamo andare leggermente così. Gira un po', gira un po', gira un po', gira un po', gira un po'. Che se fa qualcosa... Ah, questa è più grande però come isola. Vai da qua, vai da qua. Sì, che ti dà pure lo scatto, si vede. Segui una virata con ancora. Non dovremmo avere l'ancora comunque. Ecco qua, Cruise Hollow. Quindi qua ci dovrebbe stare. Vai dritto. Vai dritto così. Vai dritto così. Altro poco. Ma si vedono pure delle costruzioni. Là o sbaglio. Getta, getta. Inchioda, inchioda. Frena mano, frena mano. Ok. Allora, signori, proviamo pure ad esplorare questa isoletta. Ma oh, però vai con estrema lentezza sott'acqua, scusa. È a piedi però, cioè non devi nuotare, vai a... Ok. Allora. Fanno ben sperare sti disegni. Lì c'è una caverna che non andrei subito ad esplorare. Che è qua. Raccogli asse, prendi tutto. Prendi anche il cibo che non ne abbiamo. Sì, ho capito, però che stalking. Voglio esplorare pure un'altra cosa. Poi faccio tutto insieme. Prendi noci di cocco. Prendi noci di cocco. Prendi asse. Banana. Prenda banana. Questi non li possiamo prendere? No. A quanto pare no. Messaggio in bottiglia. Messaggio ricevuto. Questo che cos'è? Apri. Scusa. Prendi, prendi tutto, prendi tutto. Ci portiamo tutto sulla nave. Anche pure qua sta questo. Che sarà qualcosa esplosiva. Quindi è buono, è buono. In questa isola ci riempiamo di cose buone. Forse dovevo mettere un po' più vicino alla nave, però meglio così. Perfetto. Allora, butta qua. Legno 1, metti qua. Il cibo, metti qua. Gli altri vorrei portarli, non si sa mai. E questo, metti qua. Ok. Allora, torniamo da capo là. Prendiamoci anche l'altro barile esplosivo, così nel caso. Ma i pesci così li posso prendere? No, peccato. Dai, corri. Ok. Prendi anche sto barile esplosivo. Polvere da sparo che può essere utile. Ok. Palo. Butta qua. Poi stocchiamo per bene. Olè, a bomba. Comunque facciamo progressi random. Dai che a piedi però. Ok. Ho sentito qualcosa. Ma stanno a sparare. Un pollo. Due polli.
Secondo me qua è una zona un po' ardua. Nel caso scappiamo come se non ci fosse un domani. Anche perché sembra abbastanza grande pure da esplorare. Belli sti teschi. Qua si adoravano delle divinità. Prendi tutto, prendi tutto. Vabbè, stanno pure qua i di scheletri, quindi. Vabbè, dai. Andiamo alla base e vendiamo. Mi sono bloccato, ok. E portiamo quel barile. Cioè quel forziere, dai. Ci verremo alla prossima. Ci verremo alla prossima. Con calma. Ma posso prenderne uno e portarlo sulla nave? Così, no. No, volevo un animale da compagnia. Vabbè. Allora. Ora dobbiamo ritornare indietro. Quindi vediamo bene la direzione. Quindi noi dobbiamo venire qua. Se non ricordo male. Giusto? Sì, era qua. L'avamposto, eccetera, eccetera. Sì, dovrebbe essere questo. Quindi dobbiamo andare a sud-est. Va bene. Allora, andiamo a sud-est, cercando di non parcheggiare male come prima. Fai tutto il giro con calma. Olè. Facciamo la manovra per bene, con calma, circospezione. Ce la facciamo? Sì, dai, ce la facciamo. Non prendiamo lo scoglione qui. Ok, quindi andiamo questo qua, centrale. Olè. Perfetto. Oh, vedi, con il trucco che ci ha detto Berishon andiamo belli, sicuri e tranquilli. È quella la nave? Vediamo. L'isola? No, non è quella l'isola, quindi nel caso dobbiamo girarci un pochettino, sempre verso est. Quindi andiamo un attimo da qua. Ok, occhio agli scogli. Metti questo. Stiamo andando giusti? No, non stiamo andando giusti. Dobbiamo andare verso sud. Occhio agli scogli. E riporta il fortino. Lo stiamo provando a fare. Non è che. Circumnavighiamo queste rocce. La vela non mi fa vedere niente. Benissimo. Va bene. Barnacle Key. Va bene.
Ok, dovrebbe essere quella, penso, l'isola. Quindi riaddrizziamo un attimo. Dove sta? Ok. Vai qua. Vediamo. No, è un'altra isola. Comunque noi ce l'abbiamo a destra, se è quella giusta. Quindi è quella, probabilmente. Sì, probabilmente questa qua. Ok. Guarda, un attimo, se vai un po' più così, che forse ci avviciniamo un po' di più. Vai dritto. Sì. Chiedo scusa. Dovremmo trovarci. Giusto un pochettino più così, perché sennò prendiamo in pieno il pontile e non mi sembra il caso. Ok. Vai, vai. No, forse ce la facevo. Inchioda, inchioda, inchioda. Perfetto. Allora, vediamo il forzier. Perfetto. Andiamo qua. Olè. Occhio a non andare giù e occhio a respirare, perché penso che comunque con un forziere così pesante te ne vai in fondo al mar. E stiamo andando con calma, ma stiamo andando. Ok. Buon uomo, eccoti. Dai il forziere. Visto? 190 monete d'oro. Viaggio completato. Un po' con fatica, però ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Vabbè. Va bene. Scopri le offerte dei cacciatori d'oro. Gli dai qualche altra cosa? Sì, gli dai qualche altra cosa. Un malloppo affrettato. Vabbè, questi non... Vabbè, sì, dammi questo. Ok. Va bene, comunque lo vedremo la prossima volta. Probabilmente forse mercoledì. E niente, è molto carino come gioco, bisogna un po' prenderci la mano, sinceramente. Però è molto 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 carino.